Alciriaci di Roma, la prima gara del girone A della Serie B della Centurion League. Si sfidano Bitcaffè e Prima Valle Calcio a 8. 0 punti ancora raccolti nelle prime 4 giornate dal Bitcaffè, che adesso va ad affrontare il Prima Valle abbastanza in forma. 4 sono invece i punti realizzati all'interno di questo avvio di campionato. Prova adesso proprio il Prima Valle, oggi in divisa Total Black. Pallone giocato centralmente, la conclusione deviata, calcio d'angolo. Pallone giocato dal portiere, rischia qualcosa il Bitcaffè. Attenzione alla conclusione del numero 13, ancora una deviazione della difesa. Tiro allontanato, prova il numero 22 che questa volta trova l'angolino. È la prima marcatura della gara ed è siglata dal 22 del Prima Valle Calcio a 8, che passa dunque in vantaggio per 1-0. Avanza il numero 4 del Bitcaffè, pallone allargato, bella sterzata, poi una conclusione, ci mette i guantoni il portiere. Pallone giocato dentro con le mani, la respinta incerta della difesa, controbattuta a rete che termina fuori. Pallone rilanciato con i piedi dal portiere, lunghissimo, aggancia il numero 20 che prova poi una conclusione senza successo. Bravo in fase di interdizione il Prima Valle che riconquista, si chiude il triangolo nei pressi dell'area di rigore, ancora una conclusione, il portiere si distende senza necessità di intervenire. Adesso è il Bitcaffè che si fa vedere dalle parti del portiere avversario con questa conclusione, arriva la marcatura, è il gol che vale il pareggio per il Bitcaffè, ingannato forse dal pallone che passa in mezzo a tantissime gambe il portiere del Prima Valle. Inizia il secondo tempo, è 1-1 al termine dei primi 25 di gioco, l'azione riprende con questa conclusione, bella Italia da parte del Prima Valle. Calcio di punizione rosso con la sfera che gira incerto il portiere, anche il difensore, poi ci pensa il numero 5 dal sel campanile, allontanare il pericolo. Ancora Bitcaffè che si fa soffiare un pallone in zona pericolosa, attenzione al numero 10 che non arriva, arriva invece la chiusura del difensore. 5 uomini in barriera, la conclusione potentissima ma termina alta. Pallone giocato con un bello scavetto sotto, bravo a farsi largo tra due avversari, l'attaccante del Prima Valle che poi va a concludere l'azione sporcata. Parte il numero 22, doppietta personale per questo giocatore che va ad infilare il pallone praticamente sotto all'incrocio dei pali, c'è stata forse una deviazione della barriera oltre al tocco delle mani del portiere che però non è bastato ad evitare la marcatura. 2-1. Prova il Bitcaffè inseguendo il risultato, sono sotto di un gol, avanza il numero 2, pallone allargato sulla corsia di destra, conclusione dalla distanza con l'esterno, ci mette i pugni il portiere. Calcio d'angolo, ci crede ancora giustamente il Bitcaffè, con la palla che scorre, tiro di piatto, termina alto sopra la traversa. Pallone giocato velocemente sullo svolgimento di un calcio di punizione, tenta il dribbling il numero 22, costretto ad aggirare il pericolo, andare per vie laterali, bella conclusione che termina fuori però. Attenzione, prova ad inventare, numero 8 del Bitcaffè, controconclusione, poi la battuta a rete, bravissimo il portiere in spaccata. Ancora il Bitcaffè, cerca disperatamente il gol del pareggio, riesce a riconquistare ancora palla qui, tocco l'indietro, ma il portiere si lascia ingannare, clamoroso autogol, era posizionato probabilmente male, il estremo difensore è andato troppo avanti ed è dunque una clamorosa disfatta per il Bitcaffè che subisce la terza marcatura nel proprio momento migliore. Abbiamo giocato lateralmente, chiuso il triangolo lungo, poi con l'esterno numero 22 va a pescare il compagno, la conclusione, palla sulla traversa, ci prova il numero 8, c'è stato un tocco, non c'è più tempo, arriva il triplice fischio del direttore di gara Alessandro Buzzi, il Prima Valle anche in maniera un po' fortunata riesce ad imporsi per 3-1 sugli avversari e continuare la sua sgroppata verso i piani alti della classifica.